Bentornati con noi amici di Estate in Appennino. Voi sapete quanto noi amiamo il trekking e l'escursionismo e anche oggi torna la mia rubrica preferita. I parchi dell'Emilia Centrale ci portano alla scoperta delle terre matildiche, quelle terre meravigliose dove Matilde di Canossa, 1000 anni fa, ha insediato il suo regno. Lo andiamo a vedere insieme a Francesca. Nella scorsa puntata avevamo conosciuto quelli che sono i paesaggi naturali e seminaturali delle colline del Reggiano e del territorio di Matilde. Questa volta torniamo nelle stesse zone, però per conoscerle più da un punto di vista storico. Giuliano, un ambiente, quello del Reggiano e del territorio di Matilde, è protetto, ma un ambiente fatto di castelli in cui uno dei gioielli è sicuramente questo di Sarzano. Certamente, in quanto il castello di Sarzano, a differenza di numerose altre rocche, ha conservato le caratteristiche originarie, ovvero costituisce un esempio, direi, didattico di come erano autenticamente le rocche nel tardo Medioevo. In particolare noi notiamo la classica suddivisione dei due fondamentali corpi di fabbrica di queste strutture fortificate medievali, ovvero l'alta torre del mastio, del dongione, e più bassa e massiccia il torrazzo destinato anche a residenza della famiglia feudale, il tutto cinto da una cortina muraria con un accesso fortificato con ponte levatoio. E quindi un esempio didattico di architettura fortificata medievale precedente all'introduzione delle armi da fuoco. Fabrizio, però qual è la storia esattamente del castello di Sarzano? Perché immagino che sia ricca e di spunti e variegata. Esatto, il castello di Sarzano è una storia molto lunga perché la prima citazione è del 958, quindi prima del 1000, quando appunto il bisnonno di Matilde di Canossa, Atto d'Alberto, lo acquista il feudo e fa ricostruire la fortificazione che era già diroccata. Addirittura due castelli ci dovevano essere già diroccati, quindi lui inizia la costruzione di quello che poi sarà il castello medievale che noi vediamo, anche se in buona parte è, diciamo, rimaneggiato. Dopo la famiglia di Da Canossa arrivano diversi feudatari, poi fa parte degli stati estensi. Quello che noi vediamo, l'impianto, è quattrocentesco, appunto lo dobbiamo al dominio estense. Poi alla fine del 600 arriva la famiglia più importante, i marchesi Carandini. Paolo Carandini, che è il marito della figlia del ministro estense, che sono feudatari di Bianello, con lui la sua famiglia rimane feudataria fino alla fine dei feudi. I Carandini sono ancora, come titolo nobiliare, marchesi di Sarzano. Poi la famiglia Carandini ha due esponenti molto importanti, uno purtroppo morto recentemente, molto famoso, pochi sanno che è un marchese di Sarzano, l'attore Sir Christopher Lee, la sua mamma era una Carandini, quindi lui era marchese di Sarzano. L'altro è ancora in vita, è uno dei più grandi archeologi che abbiamo in Italia, si chiama Andrea Carandini ed era cugino di Christopher Lee, anche lui della famiglia di Sarzano, dei marchesi di Sarzano. Territorio ricco di sorprese. Adesso dove ci troviamo, Fabrizio? Dove ci hai portati? Siamo entrati nel Parco del Bianello, che è l'area protetta da alcuni anni, è un SIC, un sito di interesse comunitario, quindi un'area protetta a tutti gli effetti, che fa parte della rete 2000, che è la rete europea, appunto, che raggruppa le aree protette più importanti, dove ci sono gli habitat prioritari, come vengono definiti, cioè habitat da conservare. Qua gli habitat importanti nel Parco del Bianello sono le zone umide, dove dentro ci sono diversi anfibi, tra cui i tritoni, e anche altre peculiarità del paesaggio. Noi siamo proprio all'ingresso del castello, in quello che si chiama la Corte degli Ulivi, perché qua dal Medioevo rimangono gli ulivi, che sono protetti da una roccia calcarea
protetti dal vento freddo della pianura. Alle mie spalle invece il classico paesaggio, lo vedete, della collina emiliane, cioè i Calanchi e le altre peculiarità di questi colli che da un punto di vista geologico sono molto interessanti perché ci sono strati molto diversi con stratificazioni particolari che derivano anche dalla pressione dei due blocchi dell'Appennino e delle Alpi che quindi hanno creato queste colline che sono le classiche colline emiliane. Fabrizio, ci hai portati davanti al Castello di Bianello, sono molto curiosa di vedere com'è all'interno, però ti chiedo già, per chi volesse visitarlo, come funziona, come si può fare? Certo, il castello è aperto stagionalmente dall'inizio di aprile, o da Pasqua se viene prima di aprile, fino alla fine di ottobre. È aperto nei weekend, soprattutto con diverse aperture a seconda del periodo del mese, comunque è aperto tutte le domeniche, tutti i festivi al pomeriggio, poi le aperture si differenziano nella stagione estiva, ad esempio le aperture delle domeniche dei festivi al pomeriggio sono dalle 16 alle 20. Le visite sono tutte guidate perché chiaramente all'interno del castello, come vedrete, è completamente arredato ed è quindi una delle peculiarità di questo luogo. Delle visite ci occupiamo noi di Idea Natura per conto del Comune di Quattro Castella, che è il proprietario di tutto il parco dove siamo entrati prima, il parco del Bianello e anche chiaramente del castello di Bianello. Questo castello praticamente è una macchina del tempo perché è un castello medievale, ma come possiamo vedere poi è stato abitato anche nel Rinascimento fino al 2000, agli anni 2000. Quindi ha 1000 anni di storia, da Matilde di Canossa, chiaramente, che è una delle persone che risiede qua nel castello di Bianello, soprattutto nel 1111, quando qua ospita un imperatore, l'imperatore Enrico V, alla fine di maggio. Poi si susseguono delle famiglie feudatarie, la seconda famiglia che si chiama da Canossa, a cui dobbiamo la trasformazione da parte del conte Gaetano Canossa, a metà del 1600, dal castello in palazzo, in villa palazzo, come noi lo vediamo oggi. Poi c'è un altro proprietario importante che è un armatore genovese, si chiama Carlo Baccigalupo, arriva nel 1881, a lui dobbiamo sostanzialmente le ultime modifiche interne che fa sì che Bianello sia al giorno d'oggi uno dei castelli più interessanti, castello palazzo perché poi mantiene entrambe le tipologie, proprio perché è una residenza quasi completamente arredata, anche se non più abitata, che mantiene però anche la parte storica, perché inglobata dentro il palazzo c'è quello che era il castello medievale. Fabrizio, prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei tesori del territorio di Matilde, anche a livello naturale, ma in questo particolare momento di castelli, incastellamento. Se ti dico questa parola, che cosa riesci a dirmi? Col termine incastellamento si intende il controllo sistematico puntuale del territorio attraverso delle strutture fortificate, cioè i castelli, ma non solo, le torri di avvistamento, come qua di fianco a noi la torre di Rossenella, le case forti, che sono dei piccoli castelli sostanzialmente, fino ad arrivare a strutture anche di epoca un po' più tarda, che sono le case torri, cioè dei granai fortificati. Ecco, tutto questo serviva a tenere controllato il territorio, sia con presidi militari locali, sia con la puntuale visibilità del territorio attraverso queste fortificazioni, che controllavano completamente il territorio, comunicavano fra di loro con un sistema codificato, visivo e sonoro a seconda della situazione meteo. Questo permetteva di avere il controllo praticamente totale del territorio, soprattutto chiaramente da un punto di vista militare. Questa era una tecnica antichissima che usavano già le antiche popolazioni, ma che i da Canossa portano alla perfezione quasi. Quindi è la tecnica, fra l'altro, il sistema che ha permesso a Matilde di Canossa stessa di sfuggire sistematicamente all'esercito di Enrico IV durante la Lunga Guerra.
Elvira, siamo in un castello veramente stupendo, lo scenario è davvero incredibile, ma se uno volesse venire a visitarlo è di persona, come funziona? Vi contatta direttamente? Come può fare? Allora, il sabato pomeriggio, quindi dalle 15 alle 19, e alla domenica mattina dalle 10 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15 alle 19, il castello è aperto a tutti senza bisogno di prenotare. Gli altri giorni basta darci un colpo di telefono il giorno prima e noi veniamo volentieri ad aprirlo, perché una bellezza così deve essere condivisa. E quindi dal lunedì al sabato mattina bisogna prenotare. Sabato e domenica, sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio, tutto l'anno è a disposizione per i visitatori anche senza prenotare. Tra l'altro qua al castello di Rossena, ricordiamo, c'è l'ostello, l'ostello posto all'interno del castello, ed è anche questa una magia da poter fare, insomma, con un gruppo di amici, basta essere solo una decina di persone e si può prenotare tutto l'anno, perché è riscaldato, all'interno proprio del castello. Castello di Rossena, verrebbe quasi da pensare che ci sia, Elvira, e tu sei una guida, quindi lo sai meglio di me, una connessione con la torre che si vede qua vicino, che porta un nome davvero molto simile, ma c'è una connessione, sì, qual è? Sì, la connessione è data dal fatto del questo colore della roccia vulcanica dove sorgono sia la Torre di Rossanella che il Castello di Rossena. Quando arrivano i visitatori qua in visita, lo menzioniamo sempre, sembra giocare con una tavolozza di colori, no? Qui abbiamo il rosso appunto dato da questa roccia vulcanica, e poi alle nostre spalle abbiamo i calanchi e quindi un grigio che ci ricorda, insomma, l'importanza anche del territorio dove sorge il Castello di Canossa. Quindi è una tavolozza davvero di colori che uniscono anche non solo geograficamente, ma anche, insomma, visivamente proprio i nostri castelli, Rossena, Rossanella e anche Canossa. Da un punto di vista difensivo invece c'è stato in passato un legame tra loro? Assolutamente sì, tutto è collegato col discorso di Canossa. Canossa era il castello principale, intorno vanno a edificare delle torri di difesa volte proprio a difendere tutte le vie che conducono verso il castello principale. Ci avviciniamo molto a Canossa e quindi l'importanza di avere dei manufatti che vanno a proteggere queste vie diventa sempre più importante. Ecco perché sorgono la Torre di Rossanella e la Torre di Rossena, perché il nucleo fondativo del castello è proprio una torre. Giuliano, è partito da qui, dal Castello di Canossa, il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi storici, dei castelli del territorio di Matilde, della collina reggiana. Perché il Castello di Canossa è così importante? Perché Canossa, si può ben dire che costituisce il centro generatore del sistema dei castelli e delle rocche di gran parte del territorio appenninico reggiano. Attorno ad esso tutta una serie di altre strutture fortificate si stagliano sui colli circostanti, quasi a realizzare una sorta di cintura difensiva. La sua collocazione geografica, prossima al fiume Enza, sulla direttrice che portava direttamente in Lunigiana, in Toscana, la sua natura di luogo fortificato per effetto della geologia, abbiamo delle pareti strapiombanti che lo proteggono da tutti i lati, e, aspetto ancora più importante, il suo posizionamento estremamente geografico, che a 360 gradi abbraccia gran parte della pianura e del territorio emiliano centrale, ne fa un luogo assolutamente prioritario, anzi il luogo principe attorno al quale poi si affermò, si sviluppò la potenza dei da Canossa e conseguentemente di tutte le altre strutture fortificate, nuclei insediativi che permeano tuttora la fisionomia del nostro territorio. E dall'escursionismo e le passeggiate ci spostiamo invece verso un argomento che profuma di mistico. Andiamo infatti a Riola di Vergato, nel Bolognese, a scoprire cos'è il Museo del Tarocco. Si tratta di un'opera veramente originale che ospita al suo interno anche un percorso interattivo legato allo schema evolutivo degli arcani, e lo guardiamo insieme.
La giustizia, il matto, la forza, il papa, l'appeso sono solo alcune delle carte dei tarocchi, un mezzo di divinazione che, nato a Bologna secoli or sono, ha contagiato tutte le culture, per poi ritrovare a Riola di Vergato 8 anni fa l'unico museo al mondo a loro dedicato. Siamo partiti proprio come indagine, come iconografia, come ricerca, e alla fine abbiamo voluto dare un luogo stabile per queste carte. Noi partiamo dagli originali, che sono i quadri che si vedono esposti, per arrivare alla realizzazione del mazzo di carte. Quindi le fotografiamo e poi realizziamo quelli che sono i più conosciuti, i mazzi di tarocchi, però ecco, a livello contemporaneo. Per chi non li conoscesse, come nascono i tarocchi? Qual è la loro origine? Queste immagini così suggestive che sono riuscite a influenzare tanti artisti. Sono un prodotto tipico del Rinascimento italiano. Le città che sono, diciamo, deputate a trarre le fonti di questo mazzo sono Milano, Ferrara e Bologna. Anche se le ricerche storiografiche più recenti tendono a spostare proprio verso la nostra città, Bologna, e questo è anche un motivo per il quale ci teniamo a divulgare il nostro museo, portano proprio a Bologna la nascita di queste carte, che sono già presenti agli inizi del XV secolo. E poi non dimentichiamo che proprio a Bologna esiste un foglio all'interno della Biblioteca Universitaria di Bologna che attesta le carte come primo strumento di divinazione più o meno verso la prima metà del XVIII secolo, che è il foglio quindi più antico al mondo che riguarda proprio la divinazione, in quanto le carte nascono con un intento diverso. All'epoca erano probabilmente un gioco, anche se contengono, diciamo, una morale, una filosofia ispirata all'epoca. E proprio attraverso lo studio di queste simbologie si riesce poi a capire anche il percorso che i tarocchi esprimono nei loro 22 arcani maggiori. Il mazzo, per chi non lo sapesse, è composto da 78 carte, 22 chiamate arcani maggiori e 56 chiamate arcani minori, che sono poi le comuni carte da gioco. Ecco, questa è una mia curiosità, ma davvero si riesce a prevedere il futuro con queste carte? Come funziona? Come può essere che funzioni? Questa è la tipica domanda che a un certo punto arriva quando si parla di tarocchi. Diciamo che il punto di vista che perseguiamo come studio, come ricerca, non è tanto quello di prevedere il futuro, che può essere più o meno interessante. I tarocchi come simboli, come archetipi, studiano più che altro quello che può essere il momento storico che la persona sta vivendo, e di conseguenza in un qualche modo piazzarla in quello che si chiama il qui ed ora, quel momento dal quale poi può partire il futuro. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. Noi vi aspettiamo domani, giovedì, con la rubrica Outdoor, sempre su TRC. Potete riguardare questa puntata sul sito www.appenninonews.it e diventare fan della nostra pagina Facebook, dove ogni giorno noi vediamo qualche anticipazione dei servizi del giorno.